Per un paio di minuti ad inizio riprese il Cesena in Serie C, grazie alla vittoria che stava maturando sul Notaresco ed il concomitante 2-2 tra Matelica e Savignanese. Poi Matelica ha vinto, mentre il Notaresco, in pieno recupero, è riuscito a riacciuffare sul 2-2 finale una gara in cui i rossoblù sono andati sotto per due volte. La formazione di Gudini deve rinunciare allo squalificato Mozzoni, con il tecnico che manda in campo il tridente formato da Cancelli, Minella e Moretti. Il Cesena invece non può contare su Ricciardo, Torturi, De Angelis e Zammarchi, con Capellini in attacco supportato da Tonelli, Alessandro e Munari. I rossoblù hanno un buon inizio, con Salvatori che già al secondo minuto gira di testa a Malto un cross dalla destra. E ancora Notaresco al decimo, con un pallonetto di Candellori che però non trova lo specchio della porta. Il Cesena risponde un minuto più tardi, quando Tonelli imbecca Capellini, che viene chiuso però in calcio d'angolo. Due minuti ancora più tardi la formazione romagnola ci prova con Alessandro, che trova però sulla sua strada Monti a negargli il gol. La gara poi cala di ritmo e di occasioni, con il Cesena che desta i presenti prima di rientrare negli spogliatoi. Al 39esimo Benassi gira di testa un calcio di punizione per portare in vantaggio i romagnoli, azione su cui si chiude anche la prima frazione in termini di occasioni da segnalare. La ripresa inizia con un quarto d'ora di ritardo per l'infortunio ad un assistente di gara del match tra Matelica e Savignanese, con attesa dunque anche al Bonolis per avere la contemporaneità. Al secondo è subito Cesena, con Tonelli che da calcio d'angolo trova in aria Biondini, il cui colpo di testa è alzato in corner da Monti con un bell'intervento. Quando la Savignanese pareggia temporaneamente i conti, i 350 tifosi romagnoli presenti al Bonolis esultano. In campo invece il Notaresco a rendersi pericoloso, con Minella che di prima intenzione chiama gli ardi all'intervento per mettere il pallone in angolo. Dagli sviluppi poi Noce e Dalmazzi vanno a contatto con il direttore di gara che assegna il calcio di rigore al Notaresco per il fallo subito proprio dal difensore rossoblù. Minella dal dischetto spiazza gli ardi e riporta la gara in parità. Per il Cesena dunque la partita cambia nel giro di pochi minuti, ma al 20esimo i romagnoli si fanno di nuovo pericolosi. Monti è molto bravo ad opporsi al tentativo di Munari, poi Alessandro raccoglie la sfera e pennella per Tonelli, che però alza sopra la traversa. Due minuti dopo è la formazione di Cudini a farsi vedere, con Minella che gira un calcio di punizione di Cancelli, ma Agliardi si fa trovare pronto sul palo più lontano per mettere in angolo. Come nel primo tempo poi i ritmi calano, ma la gara si accende di nuovo del finale. Su azione insistita del Cesena, Fortunato, entrato al posto di Capellini, fa partire un tiro su cui Monte non arriva e che riporta avanti i romagnoli. I giochi però non sono chiusi perché in pieno recupero Candellori è più lesto di tutti ad approfittare di una difesa romagnola incerta per depositare il pallone alle spalle di Agliardi per quello che sarà poi il definitivo 2-2. Il Cesena rimanda così la festa a promozione, mentre il Notaresco vede ancora sfumare il successo che manca dal 3 marzo, ma un punto contro la capolista è sicuramente motivo d'orgoglio per la formazione di Cudini, che non avrebbe comunque meritato la sconfitta. Mister, sarebbe stato anche immeritato perdere questa gara, l'avete racciuffata per due volte, siete stati bravi, ma avete soprattutto giocato bene nel secondo tempo. Eh sì, credo una partita ben giocata, con due ottime squadre in campo, con qualità diverse, però credo che con due ottime squadre in campo e alla fine siamo premiati magari dalla voglia e determinazione di portare a casa il risultato, cosa che altre volte non abbiamo avuto, e questo è un grosso rammarico per le due o tre partite precedenti dove non abbiamo avuto quella cattiveria che forse in partite come questa viene spontanea. E tanti giovani in campo contro una squadra di categoria superiore, anche questo è motivo di soddisfazione per voi? Sì, sicuramente, ma credo che sia un po' il nostro percorso, no? Quindi di aver avuto parecchi giovani in squadra, di avere parecchi giovani in squadra, di dare la possibilità a parecchi giovani, quindi questo è un nostro modo di essere, quindi ci fa piacere, come ho sempre detto, e a maggior ragione ci dà quella soddisfazione poi magari di fare prestazioni del genere. È un pareggio che fa un po' passare il rammarico dalla gara di andata, per come è finita? Ma credo che la gara di andata, come ho detto in precedenza, sia stata uno dei picchi nostri più alti, forse come partita giocata, come palcoscenico, come tante aspettative. Il rammarico credo che sia nelle due o tre partite precedenti finora, che sicuramente ancora non è nulla di definitivo, però che ci ha fatto lasciare punti che in questo momento sicuramente ci facevano comodo per avere una posizione di classifica migliore. Visto, c'è stato un momento nel secondo tempo in cui il Matelica era sul 2-2, voi stavate vincendo, eravate praticamente in Serie C, poi è successo invece tutt'altro. Purtroppo sì, i ragazzi in campo non sapevano del risultato, se vincevamo era sicuramente meglio
è inutile stare a pensare in questo momento. Insomma, le cose le abbiamo viste tutti e può capitare perché nel calcio può capitare, sono successe anche cose di questo genere più gravi, è logico che non dovevamo concedere il pareggio al Notaresco, però è successo, andiamo avanti. E per due volte il Notaresco è riuscito a riacciuffare la partita, immagino che però soprattutto il secondo gol è quello che fa più male, non solo perché poi ha portato al pari. Sì, anche il primo, abbiamo fatto prima un episodio sul rigore, il secondo un altro episodio. Le partite vivono di queste cose qui, di episodi. E purtroppo per quello che ci giochiamo noi non doveva succedere. Cioè, come ci è successo con Montegioggio, purtroppo ci è successo anche oggi, quindi dobbiamo essere più tranquilli, più sereni, più cattivi, più determinati in quei frangenti. Secondo lei è un campionato che si deciderà proprio all'ultima giornata? Ma penso che a questo punto, penso di sì, se non succedono cose strane. E bisognerà giocarsela fino alla fine.